Una nuova stagione teatrale speciale a Brindisi con il ritorno ad un teatro senza restrizioni che dimostra tutta la sua voglia di ripartire dall'entusiasmo del neo presidente della Fondazione Stefano Micieli, che ha annunciato numerose novità, partendo da una serata dedicata a Giuseppe Verdi, dalla rassegna Verdi in Jazz e dalla sfida per la creazione di un'orchestra giovanile del nuovo Teatro Verdi. Immancabile la stagione di prosa promossa dal direttore artistico Carmelo Grassi, che prenderà il via il prossimo 18 novembre, che vedrà numerosi volti noti dal comico Ale Franz, ma anche Tullio Solenghi, Elio, Sergio Castellitto, oltre a Massimo Ghini e Paolo Rufini, Nenzi Brilli e Chiara Noschese. Anche quest'anno Brindisi riparte dalla cultura. E sicuramente la stagione avrà degli accenti importanti di carattere musicale, non soltanto nella musica classica, vista la mia estrazione culturale, ma nel teatro di prosa, e darà questo accento importante anche attenzione alle associazioni del territorio. La stagione io credo che sia di buon livello. È aperta a tutti, a tutte le fasce di pubblico, ha un appeal importante, grandi nomi, grandi testi, ma anche insomma, una piacevolezza che mi auguro attiri tutto quanto il nostro pubblico. Il programma teatrale che oggi viene presentato, arricchito dal nuovo consiglio di amministrazione, di altri eventi, produzioni, e ha un obiettivo, non solo quello di fornire eventi di qualità alla città, ma soprattutto recuperare quel rapporto fra la città, il teatro, fra il suo pubblico e il teatro, la cultura, che purtroppo negli ultimi 2 anni è mancato.